Buonasera, allora, oggi è un giorno in cui lo shopping era proprio una necessità per sentirmi meglio. Avrei comprato qualsiasi cosa, anche spendere 1 euro soltanto, giusto per togliermi lo sfizio. Così sono passata da acqua e sapone che avevo visto, e tra l'altro avevo anche postato su Instagram, avere delle offerte carine, degli oggetti in promozione, degli omaggi. Così, iniziamo dalla cosa che l'acqua e sapone non è in realtà, perché l'ho acquistato all'Ipercoop nello stesso giorno ed è una monodose, se adesso metto al contrario non vorrei che scivoli da tutte le parti, del trattamento scrub rimodellante, talasso scrub rimodellante, nutrimento cutaneo intenso effetto seta, il sale marino e polvere di caffè della Geomar con oligoelementi del Mar Morto. Perché ho comprato questa mini size che mi sembra costasse intorno ai 2 euro circa? Innanzitutto l'ho travasata in un altro barattolo pulito in maniera che possa sfruttarla al meglio e per più di un'applicazione. Infatti ci ho già fatto 2 applicazioni. E questi sono 85 grammi. E in secondo luogo perché il barattolone, che a dir la verità aveva attirato molto la mia attenzione, costava 11 euro e non mi sentivo di spendere 11 euro visto che per gli scrub sto diventando molto esigente. Ne avevo provati pochi, ne ho tuttora provati pochi, ma credo di aver capito che cosa voglio da uno scrub, come voglio le particelle dello scrub. E questo inizia a sconfinferarmi. Quali erano le promozioni di cui proprio non avrei fatto a meno dell'acqua e sapone? Ancora c'era lì. Era ancora lì e non ero ancora andata a prenderle. Questa spugna 100% naturale per la detersione del viso con Jack, realizzata in 100% con fibra naturale, favorisce la rigenerazione cutanea lasciando la pelle del viso morbida, pulita e fresca, a forma di cuore, tra l'altro, che volevo dire a Mark Twiggy su Instagram. Tesoro mio, non credo che queste costino 10 euro perché sono minuscole. Vedi? Sei sicura che sono queste che costano 10 euro? Io ne ho presa una sola perché quando sono arrivata lì poi non, cioè, non le vedevo, le ho viste solamente quando mi sono state date in cassa. Però per prenderla non bisogna prendere la mini size, no, la monodose, ma la confezione da 75 ml di maschera. In questo caso io ho scelto quella all'argilla verde con estratti naturali. La marca è la My Mask e la confezione è in tubetto, come era una volta la Mood. Anche la consistenza, a dire la verità, della foto mi ricorda molto la Mood. Vedrò com'è e ovviamente la vedrete nelle mie recensioni di maschere. E quindi questa spugnetta da sostituire ogni 2 o 3 mesi, dovrebbe gonfiarsi con l'acqua e va tenuta per 3-5 minuti immersa nell'acqua tiepida. Vedremo com'è la forma di cuoricino ed era in omaggio. Però ho voluto provare anche altre versioni di maschere, anche se ho preferito non comprarne la versione 75 ml, ma il pacchetto da 10 ml monodose. Quindi ho preso un peel-off per pelli miste ed impure che rimuove le cellule morte e le impurità, con estratti di mirtillo nero, canna da zucchero e acidi naturali della frutta e un'ala nocciolo di albicocca, polvere di riso, burro di karité ad azione sfoliante e nutriente per tutti i tipi di pelle. Una maschera esfoliante. E anche queste le vedrete nelle mie recensioni di maschere. Poi sempre un omaggio, questo che sicuramente non sono i pennelli della miglior qualità al mondo, però era carino da tenere in borsetta e poi non li avevo visti come erano fino a che non mi sono stati dati alla cassa. Me ne sono stati dati due, a dir la verità. Perché se compravate 2 dentifrici Colgate, però in realtà andrebbe letto Colgate, va bene, Colgate, di cui un Max White One, vi regalavano il set di pennellini. Io ho preso sì 2 dentifrici, ma 2 Max White One e quindi mi hanno dato 2 set di pennellini. Ripeto, sono proprio pennellini giocattolo, tipo quelli del Choè, però magari sono carini da tenere in borsa. Questa la vedete aperta perché giustamente l'ho già messo in bagno. E niente, questi dovrebbero avere azione sbiancante. E via così.
Poi, per il prezzo di 1,90 euro, comunque troppo alto, ho acquistato due maschere da 20 ml, Gliss, testa nera. Ho preso questa con cheratina liquida, Seta Fluid Gloss, lucentezza intensa, capelli spenti e sciupati. E anche la versione nera. Ed anche la versione nera, questa, Supreme Repair Mini Maschera, capelli secchi e danneggiati, con cheratina liquida anche questi. Le confezioni sono richiudibili, ma me che siano richiudibili poco importa perché con un'applicazione le faccio fuori tutte, ho i capelli troppo lunghi perché possa richiudere 20 ml di prodotto. E lasciare in posa per 1 minuto riesce a sciacquare abbondantemente. Però sì, sono comode per provare se io con le maschere. Non mi ci sono mai trovata bene perché poi devo finire un barattolone immenso e se non mi piace è un barattolo sprecato. Quindi magari provare, facessero tutti la monodose, pagherei anche quei 2 euro che costa la monodose in confronto al barattolone che ne costa 5, solo per provare com'è prima di sprecare un sacco di prodotto. Quasi infine, ho acquistato due detergenti struccanti, diciamo. Questo è tantissimo che mi avevo conquistato da appena l'ho visto e lo volevo comprare. L'acqua micellare detergente viso, occhi, labbra di Venus, con tanto di stantuffetto, che dalla prima volta che l'ho vista ho pensato che la volevo provare. Sarà una cagata, sicuramente non funziona. E lo struccante occhi Express 2 in 1. Nel caso questa non funzionasse, per tutti i tipi di trucco anche waterproof. Ultra struccante, fortifica le ciglia, strucca senza sfregare, delicato, non lascia film grasso, arginina fortificante e testato oftalmo e testato. Questi sono costati circa 5 euro l'uno. Tanto i prezzi variano da acqua e sapone a acqua e sapone. Una cosa che invece è uguale in tutti gli acqua e sapone, perché sapete, loro hanno i loro periodi in cui cercano di buttare fuori qualsiasi cosa Deborah e Debbie, succede solo con Deborah e Debbie, non so perché. E questo l'avevo visto dal LOL di De Odrina 17. Le ciglia finte della versione natalizia di La Sindina, della versione limitata di La Sindina, che all'epoca costavano una decina di euro sicuramente. E le ho prese per 1,50 euro, quindi come potevo lasciarle 1,50 euro. Va bene, questo era il mio shopping compulsivo. Che va bene, dai, ero stata brava, non avevo comprato cose che non mi servivano in giro. Ho fatto un po' di shopping compulsivo perché c'erano gli omaggi da acqua e sapone. Va bene, vi lascio. Un bacione, ciao!